Ciao a tutti ragazzi e bentornati qui sul mio canale CucuGalox. Oggi sono qui per portare un video veramente assurdo, ragazzi, che sinceramente non pensavo neanche di fare, ma che ho deciso di fare totalmente a caso perché ho scoperto questa cosa appunto totalmente a caso. Avrete già capito di cosa si tratta perché il titolo è abbastanza chiaro, però vi spiego meglio. Qualche giorno fa stavo giocando in pubblica e casualmente mi sono imbattuto in alcuni tipi che apparentemente risultavano invisibili ai miei VSAT, nel senso io mi rendevo conto di morire per mano di persone che di fatto non avevo visto nel VSAT. All'inizio ho pensato che fosse un caso, che fosse semplice distrazione, però poi, facendoci bene attenzione, mi sono reso conto che effettivamente loro erano invisibili al VSAT, non si vedevano, cosa totalmente assurda perché lo sappiamo benissimo tutti che il VSAT è una streak sì che ormai si può abbattere, ma risulta comunque una specie di radar fisso da cui non si può scampare, nel senso non esiste perk che vi può nascondere dal VSAT, siete visibili per forza, se no non sarebbe il VSAT, nel senso sarebbe un WAF come tanti altri. Quindi niente, questi qua erano casualmente invisibili. Così che, preso dalla curiosità, ho cercato su YouTube per vedere se effettivamente era possibile questa cosa. E mi sono imbattuto in un video di Tim Martin, che sarebbe uno youtuber americano che tratta God, che in pratica spiegava dell'esistenza, cioè narrava l'esistenza di un glitch, narrava proprio paroloni, l'esistenza di un glitch che permette di essere invisibili al VSAT. Una cosa che io non sapevo assolutamente e che quindi ipotizzo anche nemmeno voi sappiate, o meglio la maggior parte di voi non sappiano, anche perché parlando così in giro nessuno di quelli che conosco sapeva effettivamente di questa cosa qua, cioè una cosa estranea a tutti. Questo perché siamo italiani e chiaramente nessuno fa video al riguardo e siamo sempre indietro. Gli americani già queste cose le hanno scoperte, eccetera. Noi italiani siamo sempre indietro. Quindi, appunto, esiste un glitch che permette di essere invisibili totalmente al VSAT, totalmente invisibili, ragazzi. Un glitch è proprio un glitch, nel vero senso della parola, che sicuramente verrà patchato. Io sto registrando questo video il giorno prima, la sera prima, del giorno in cui verrà pubblicato. E in questo momento il glitch funziona, si può fare. Spero che non lo patchino, come è successo per l'altro glitch che vi ho mostrato il giorno successivo al video, o meglio. Il video, cioè tempo fa ho fatto un video delle criptochiavi e l'hanno patchato nell'arco di 5 minuti dall'uscita del video, non so com'è possibile. Fatto sta che spero che non lo facciano almeno per provarlo. Quindi non perdiamo tempo. Vi faccio prima vedere effettivamente che funziona. E poi vi dico brevemente come si fa. Tanto è una cosa proprio facilissima, non c'è nulla di complicato, è una cazzata. Come vedete, ragazzi, sono in partita con Marco, che purtroppo non potrete sentire perché non sto registrando le sue voci. La sua le sue voci, la sua voce. Marco è un coro, manco un coro, non è una voce, so, vabbè. E appunto sono in partita con lui. E come vedete in basso c'ho un WAV e un VSAT. Chiamiamo il primo WAV. Chiamo il primo WAV e come vediamo Manku non si vede. E questa è una cosa molto strana se voi sapeste che classe ha Manku, perché Manku effettivamente non ha niente per essere invisibile al WAV. Però non compare se guardiamo in alto a destra, in alto a sinistra, scusate, non compare. Chiamiamo il VSAT. Prova della verità, ragazzi. E guardate un po', non compare nella minimappa. Manku non compare nella minimappa, cosa assurda perché dovrebbe comparire chiaramente. Eppure, grazie a questo glitch, Manku non compare. Come si fa questa cosa, ragazzi? È veramente una cosa facilissima, perché bisogna semplicemente equipaggiare un VMP come arma secondaria, quindi mettere risposta eccessiva e mettere il VMP. E la cosa assurda, oltre che siete invisibili al VSAT, è che facendo questa cosa, senza mettere fantasma, senza mettere nulla, sarete invisibili nella minimappa anche dal UAV, quindi siete invisibili da tutto. Semplicemente mettendo un VMP come secondaria, una cosa incredibile che non si era mai vista prima. Quindi, ragazzi, vi faccio vedere ancora la classe qui, che è una cazzata, cioè non è che vi devo far vedere una classe, basta mettere un VMP, arma VMP, mitraglietta VMP come secondaria utilizzando risposta eccessiva. E il glitch è fatto. E sarete invisibili. Ragazzi, cosa incredibile. Fare il mio Ikenesa non c'è, ne saltano fuori assurde ogni tanto. Niente, fatemi sapere se l'avete provato, funziona, spero funzioni ancora, perché raga, appunto, lo sto registrando 24 ore, anche di meno, prima dell'uscita del video, e dovrebbe essere ancora disponibile. Fatemi sapere appunto nei commenti se ci siete riusciti, ragazzi, provatelo in privato se volete, appunto, per essere più veloci. Lasciate un like se questo video vi è tornato utile, un commentino per farmi sapere cosa ne pensate, e noi ci becchiamo domani per il suo video. Bella raga!